Bandiere a mezz'asta in tutta la Azar. A Völklingen 311 uomini sono morti nella miniera di carbone di Luisenthal. Vi erano 480 minatori nelle gallerie. Solo pochi sono riusciti a salvarsi. Un'esplosione di grisù a 400 metri di profondità ha provocato la tragedia. Le interminabili liste dei caduti sul fronte del lavoro testimoniano ora l'entità della sciagura. Una fiamma lunga 100 metri, uno smisurato e inesorabile serpente di fuoco ha propagato l'incendio da una galleria all'altra. Da Völklingen e dalla vicina Saarbrücken giungono sul luogo del disastro i familiari di coloro i quali si trovavano nella miniera al momento dell'esplosione. Le scene di dolore si moltiplicano nel piccolo piazzale su cui si apre l'ingresso delle gallerie della morte. Ogni comunicato spezza decine di cuori, recide il tenue filo di tante speranze. Il calore provocato dall'incendio ha fuso i congegni di quasi tutti i montacarichi e ha precluso ogni via di scampo ai prigionieri del fuoco. E mentre le squadre di salvataggio si prodigano nell'estenuante e pericolosa opera di soccorso, centinaia di persone impietrite dal dolore attendono chi non tornerà più.